Buonasera, Giambattista Basile. Lo conto dei conti. Nasce a Napoli, a Giuliano di Campania, nel 1566. Si arruola nell'esercito della Repubblica di Venezia tra il 1603 e il 1604. Il suo reggimento fu trasferito a Creta, in Candia, in coincidenza con l'intensificarsi delle spedizioni turche nel mare Egeo e contro questa roccaforte veneziana. La colonia veneta di Creta, quindi, facilitò sia l'ingresso di Basile nella società letteraria, nell'Accademia degli Stravaganti, fondata da Andrea Cornaro, sia la frequentazione di una società civile di frontiera, molto composita e plurilingue, per certi versi analoga a quella napoletana e fonte di molti materiali, non solo quelli del parlar turchesco poi utilizzato nell'Oculto dei Conti. Alcune delle lettere in dialetto premesse dall'amico Giulio Cesare Cortese, uno dei letterati che aveva adottato per i suoi scritti esclusivamente la lingua napoletana, alla sua edizione delle Vaiasseide, variamente attribuite al Basile, sono datate 1604 e costituiscono il primo documento della sua attività letteraria. In queste lettere, come poi nella dedica, premessa alla stessa edizione delle Vaiasseide, si trovano molti modelli adottati nel prosieguo delle attività di letterato di corte. L'antinomia della lingua letteraria napoletana nei confronti della lingua e della tradizione letteraria toscana, l'adozione di alcuni registri di letteratura semicolta corrente, l'attenzione al racconto formalizzato secondo i modelli non letterati della leggenda, della memoria, della cronaca. La rivelazione degli effetti letterari ottenibili dalla contaminazione di testi, generi, discorsi provenienti da livelli culturali ed aree diverse. Nel 1607 Basile rientra in Italia con la spedizione comandata da Giovanni Bembo. Nel 1608 è già rientrato a Napoli e aveva iniziato il precario lavoro di letterato, chiamato a fornire servizi di vario tipo, tipo organizzazioni di feste, mascherate, passatempi e nello stesso tempo amministratore e scrivano presso le piccole corti napoletane. A Napoli pubblicava un poemetto, Il pianto della Vergine, nel 1608, in gran parte preparato a Creta. La lettera di dedica a Niccolò Sangredo, provveditore generale ed inquisitore nel regno di Candia, Creta, era datata 25 ottobre 1608 e comprendeva qualche indicazione sulle circostanze della preparazione del testo. Presente mio componimento pio, piccola fatica nata tra i tumori dell'arme e i sudori degli eserciti militari, nei quali io, al presente lontano dalla patria, mi trovo impiegato a servizio di lei e della Serenissima ed eccelsa sua Repubblica. Questo testo adottava il formulario corrente di un filone della letteratura pia, su un modello del quasi omonimo poemetto di Tansillo, ma si rifaceva ad un apparato simbolico preparato in area napoletana da Giulio Cesare Capaccio, delle imprese datate 1592, in contrapposizione anche all'interno dell'Accademia degli Oziosi, con il sorgente interesse per la ricerca sperimentale. Nel prospettare un itinerario culturale napoletano, lo stesso Capaccio avrebbe incluso, quasi 20 anni più tardi, tra le sue glorie locali ed insieme agli oziosi e a Giambattista Marino, anche il Basile, il forastiero. Vengono pubblicate quindi le canzonette di Basile, musicate dal fratello Donato, dedicate
a Luigi Carafa di Stigliano con un sonetto di Basile. Nel 1611 era già uno dei più attivi familiari del piccolo seguito della sorella Adriana. La sorella in quegli anni era divenuta una cantante molto richiesta e passata nel 1610 a Mantova presso la corte ducale di Vincenzo Gonzaga, mentre Basile lavorava nella piccola corte di Luigi Carafa, principe di Stigliano, a cui dedicava un testo teatrale, Le avventurose disavventure. 1611. Questa favola marittima trasportava in ambiente marino le icone e le azioni di tanta drammaturgia pastorale, anche qui con una serie di riferimenti di moda in ambienti napoletani, dalla Siracusa di Paolo Regio alla Mergellina di Capaccio. L'azione utilizzava il travestimento e un gruppo di figure con funzioni vicarie, per un intreccio la cui spirale prevedeva un progressivo intensificarsi della tragedia della vicenda fino ad uno scioglimento comico. Entrava a far parte tra i primi dell'Accademia degli Oziosi dal 3 maggio del 1611. Nell'ottobre del 1611 c'è una lettera a un duca con cui si inviava probabilmente l'Egogla Lugrube per la duchessa di Mantova. Tra il 1612 e il 1613 Basile si recava a Mantova e in questa occasione riadattava in parte il testo e la dedica per questo poemetto lugubre della terza edizione delle avventurose disavventure, destinata questa volta a un nobile della corte ducale, un certo conte di Corticelli. Presso gli stessi stampatori mantovani, Basile ristampava la sua prima raccolta di madrigali e di odi, già stampata a Napoli nel 1609. Questi due generi, madrigali e odi, segnalano un ingresso nella società letteraria napoletana attraverso due generi di uso corrente funzionale alla carriera di uomo di lettere, perché le odi appartenevano alla poesia celebrativa che aveva lo scopo di stabilire e rafforzare il fascio di relazioni sociali all'interno del quale, e percorrendo tutta la cronaca delle occasioni pubbliche e private, il letterato trovava commissioni e incarichi. I madrigali, a parte il fatto di essere un genere d'uso corrente, avevano, nel caso di Basile, una specifica destinazione. Era il repertorio della sorella Adriana, la cantante, e si trattava infatti di composizioni destinate a una recitazione musicata. Come provava anche la dedica del madrigali e tode alla sorella. Col canto e col suo suono entreranno a parte a ricevere quello splendore col quale ormai dappertutto vi siete chiaramente illustrata. Quindi nel 1603 Basile pubblica a Mantova una seconda edizione del Pianto della Vergine con alcuni rifacimenti. Le Egrogle amorose lugubri e La Venere addolorata, un dramma per musica in cinque atti con tutte le altre sue opere poetiche, integrando i madrigali e tiodi con una parte dedicata ai Dughi di Gonzaga. Nel 1613 Basile aveva quindi stampato, ristampato nel giro di cinque anni alcuni dei libri di qualche dimensione e fortuna, seppure destinata al giro chiuso delle corti che frequentava, ma ciò era quanto bastava per identificare alcuni punti stabili nelle relazioni cercate, perché la corte dei Carafa di Stigliano e quella dei Gonzaga di Mantova, i gruppi di uomini di lettere delle accademie napoletane, in particolare quelli convenuti nell'Accademia degli Oziosi, per questa accademia furono scritte 20 lezioni ancora sconosciute. Questi ambienti suggerirono alcune linee di ricerca degli anni seguenti,
In particolare accettarono anche i primi sondaggi sulla pratica abilità del racconto comico da conversazione. La società letteraria richiese per i suoi consueti processi di legittimazione altre prove, in particolare una ricerca filologica sui testi classici del petrarchismo, che era la fonte del formulario ancora correntemente usato per la poesia d'occasione, in particolare per quella destinata alla musica. Quindi in questi anni Basile laverò ai classici manieristi, alle rime di Bembo e a tutti quei classici di quel periodo da cui dovette attingere spunti e furono fonte, riordinamento, modelli in realtà al fine di una riutilizzazione di una pratica della scrittura, come può provare la terza parte dei Madrigali e Tode del 1617. E questo fu probabilmente preparato in parallelo e certamente affinò gli strumenti per quell'inventario della materia popolare con cui sarebbe stato poi allestito il lavoro di preparazione dell'Occunto dei Leconti. Negli stessi anni Basile svolgeva il lavoro inevitabile e ambite per un uomo di lettere di controllo amministrativo e politico di diversi centri del regno per conto dell'amministrazione vicereale dei nobili locali. Nel 1615 a Montemarano, nel 1617 a Zuncoli, a seguito di Cecco di Loffredo, marchese di Trevico, e nel 1618 entrò stabilmente al servizio del principe Marino Caracciolo e fu nominato nel 1619 governatore di Avellino. Le corti richiesero testi, musica, anagrammi, odi celebrativi, testi per apparati festivi, mascherati e tutta un'altra serie di commissioni di questo genere. Nell'idillio a Rettusa, la lettera di dedica a Caracciolo utilizzava temi, generi alla moda. Quando arrivò Adriana, quando Adriana ritornò a Napoli, fu favorito l'accesso di Basile a servizio del viceré Antonio Alvarez di Toledo, duca d'Alba. Quindi nel 1621 diventò governatore in Basilicata e quindi nel 1626 invece fu nominato governatore d'Aversa. In questo decennio Basile lavorò ad alti testi cortigiani intensamente, come le immagini delle più belle napoletane ritratte da loro propri nomi in tanti anagrammi, oppure le iscrizioni per l'apparato della festività del glorioso San Giovanni Battista fatto dal fedelissimo popolo napoletano al 23 giugno, oppure la mascherata di Monteparnasso organizzata in onore di Maria d'Austria, regina d'Ungheria. Certamente negli stessi anni risale il poema d'avventura Teagene, che utilizzava e anche le muse napoletane, altre egogle, e l'impegno sempre più intenso nella preparazione dei racconti dell'Occunto dei Leconti, per il momento destinati solo alla conversazione cortigiana. Nello stesso anno furono pubblicati i Madrigali Sacri Sospiri. Nel 1631 Basile fu nominato governatore di Giuliano a Napoli da Galeazzo Pinelli, duca di Acerenza, e morì a Giuliano il 23 febbraio del 1632 nel corso di un'epidemia di influenza e fu sepolto a Santa Sofia. Non è un caso.
giusto per restare in tema. Quindi in questi giorni noi leggeremo Lo Conto delle Conti. Abbiamo fatto una piccola presentazione per capire con chi abbiamo a che fare, chi è l'autore, perché il genere è molto è adatto a provocare il più familiare del piacere delle forme, che è il piacere del già noto. In realtà sono racconti più o meno, diciamo, popolari. Lo Conto dei Conti o Trattenimento degli Piccirilli. Sono 5 giornate, chiamato anche Pentamerone, per continuare il Decamerone di Boccaccio, quindi dal greco penta e omeron giorni. Dunque, sono 50 favole raccontate in 50 racconti, in 50 conti. Poi più avanti daremo altre nozioni sulla struttura di questo testo. La cornice narrativa è composta da un'introduzione, quindi la prima che sentirete, il video prossimo, è quello che fa partire la narrazione, è il motivo per cui ci sono tutti questi racconti. C'è un incantesimo di cui è vittima una principessa che non ride mai, e in seguito a questo incantesimo c'è la necessità di questi altri 49 racconti narrati da 10 personaggi. Alla fine, con l'ultima fiaba, si ritorna alla vicenda principale, che ritrova lì la sua conclusione. Va bene? Quindi con il prossimo video cominciamo. Io sono Adelaide Oliano. Mi occupo di teatro in tutte le sue forme, di spettacolo dal vivo da un po' di anni, dal 91 credo, fatevi un po' di conti. E sì, mi occupo di anche organizzazione, distribuzione, amministrazione, produzione esecutiva, eccetera, e recitazione naturalmente, ma sono qui per farvi conoscere questo testo bellissimo, molto divertente, ma era necessaria questa, ho ritenuto fosse necessaria questa, diciamo, introduzione, perché è talmente gustoso, è talmente semplice. Il pentamerone, che potrebbe sembrare una cosa, come dire, leggera, lo è, ma è naturalmente, come tanti, tante opere teatrali, opere letterarie, c'è tanto studio, c'ha una sua radice, e noi in questo periodo di, come dire, quarantena, che durerà 5 giorni, speriamo, di Pentarena, non lo so. Comunque, cercheremo di scoprirli tutti quanti, in maniera che ci facciamo compagnia, se vi fa piacere. Io spero di dare il mio contributo a chi avrà voglia di ascoltare, naturalmente, altrimenti spegnete. Ok, alla prossima. Bye bye.